La comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Allora, cari fratelli, cerchiamo di entrare nello spirito della liturgia. Si tratta di vedere se riusciamo con segni simbolici a rappresentare lo spirituale, segni materiali a rappresentare lo spirituale. È un po' difficilotto, però con l'occhio della fede tutto può avere un significato. Dobbiamo rappresentare un fatto straordinario a cui poi nessuno ha mai partecipato, cioè la risurrezione del Signore. Il Signore è risorto, hanno trovato il sepolcro vuoto, il lenzuolo scoperto, vuoto, ma non sciolto, ma nessuno vide, era presente quando Gesù risuscitò. D'altra parte la risurrezione è una cosa così nuova nella storia che l'uomo non aveva neppure l'idea di che cosa fosse. L'unica volta che si è verificato la risurrezione è stata quella di Gesù. Ecco, perciò vediamo un poco di entrare nello spirito pasquale. Andiamo avanti. Benediciamo questo cielo, questo fuoco. Da questo fuoco che esprime la risurrezione nasce poi l'accensione del fuoco del cielo pasquale, che è il Gesù risorto, sempre simbolicamente espresso. Ecco, quel fuoco della risurrezione poi ci contagia e attraverso le candele che avete in mano diventa un fatto personale. Ecco, e dopo da risorti, la posizione del risorto e lo stare in piedi, in cammino, viviamo plasticamente la risurrezione del Signore. Beh, seguite attentamente. Preghiamo. O Padre, per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria. Benedici questo fuoco nuovo. Fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il cielo. Ecco, abbiamo acceso al fuoco il cielo pasquale che da questo momento sarà esposto in chiesa fino all'ascensione e ricorderà appunto questo modo visibile di rappresentare la risurrezione. In questo Gesù risorto si incentrano tutti i tempi. Gesù con la sua risurrezione è diventato il controllore, il dominatore del mondo, il centro della storia. E perciò il sacerdote adesso sul cielo farà dei segni che indicano il tempo, ieri, oggi, il principio e la fine di tutte le cose, e inciderà pure l'anno che stiamo vivendo, il 2015, come anno che appartiene al Signore. Un anno che Gesù ha già redento e quindi reso idoneo a renderlo capace di produrre salvezza. Sono segni.
Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega, a Lui appartengono il tempo, i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose ci protegga e ci custodisca il Signore Gesù, per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso, con dal cielo pasquale, dal cielo pasquale adesso per trasmissione si accendono gli altri cieli e poi ci incamminiamo allora seguitemi, io vado avanti e voi mi seguite. Cristo, luce del mondo, rendiamo grazie a Dio. Grazie.
Cristo luce del mondo. Concedi al tuo popolo
di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché vieni verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito. Di San Paolo apostolo
siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché come Cristo fu resuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Passando il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano fra loro: e chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. I gesti che la liturgia ci ha, la sua vita terrena, la chiude tragicamente con una morte violenta, ma ingiusta. Da innocente muore da condannato come il più delinquente fra gli uomini. E tutta la giornata del venerdì serve a completare le operazioni di esempio. Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea sono uomini, ma fanno le cose veramente bene. Eseguono tutte le funzioni della sepoltura con una precisione meravigliosa e nel tempo giusto, entro le 18, perché cominciava il sabato. Gesù resta in uno stato di morte 3 ore del venerdì, 24 ore del sabato, 12 ore della nuova giornata della domenica, che la Chiesa chiama l'ottavo giorno, il giorno senza tramonto. Una nuova terminologia interviene. Beh, la mattina del sabato, finite le feste, ecco, entrano come protagoniste, ancora una volta, 3 donne, non sono gli uomini, 3 donne, che in tutta la passione svolgono un ruolo sorprendente. Si rivelano le più audaci, le più coraggiose, le più intraprendenti, le più esposte. Quando c'erano i casi di crocifissione,
i parenti si dileguavano tutti, perché la vergogna di un crocifisso era talmente pesante che nessuno voleva farsi riconoscere. Loro si fanno riconoscere come amiche e ammiratrici del Cristo. E anche qui assolvono una funzione straordinaria. Sentite che dice Marco: comprarono altri aromi, olio aromatici, come se non bastassero, non fossero bastati i 30 chili che aveva comprato Nicodemo di mille lame, e vanno la mattina presto per ungere il corpo di Gesù, perché pensarono: quei pasticcioni di uomini, di maschi là, chissà che hanno combinato ieri sera, prese dalla fretta, poi sono cose che loro non hanno fatto mai, la composizione delle salme era qualcosa che facevano le donne, ci andiamo a sistemare tutto noi, adesso è finita la festa. Pure il tempo è ben precisato, di buon mattino, Valdemane in latino, di all'alba, il primo giorno della settimana, che è la domenica, che chiamiamo noi, perché è la settimana che viene il sabato, e quello che noi chiamiamo domenica non era l'ultimo giorno della settimana, era il primo della settimana, e diventò il giorno della festa. Ecco, il primo giorno della settimana vennero al sepolcro. Non per nulla Marco usa il termine sepolcro, in meglio in greco, che vuol dire il luogo del ricordo, il luogo in cui si ricordano le persone finite, trapassate, il luogo del ricordo. E arrivarono alle valli del sole, partono all'alba e arrivano al sepolcro quando il sole spuntava. Luca non dice che poi per la strada trovarono i soldati che erano stati messi a guardia, gli inorriditi, tremavano come foglie, perché c'era stata la risurrezione e il ribaltamento della pietra. Queste sono donne. Rotolare una pietra dal sepolcro, ma ci voleva la forza di almeno 3-4 uomini, ma robusti, non uomini in lotta. E la prima preoccupazione che nasce in queste donne, che non pensano alla risurrezione, c'è chi ce la muove quella pietra, così grande, e così grande proprio, ecco, viene osservata questa grandezza, era molto grande, chi ce la muove? Siamo 3 metri qui, chi ce la muove? La sorpresa, quando si avvicinano, la pietra è stata ribaltata, non rotolata e accantonata, gettata giù come spinta dall'interno, esce fuori dal canaletto e la pietra è ribaltata e incomincia le meraviglie, i perché e per come. Si avvicinano, non si spaventano, si avvicinano al sepolcro, c'entrano perché è un sepolcro a camera. Ecco perché dice: entrate nel sepolcro, nella camera in cui c'era la tomba. Che cos'è? Vedono un giovane seduto, vestito di bianco. E sì, avremmo avuto pure noi maschi la paura, ebbero paura, ma che succede? Come un vivo in una tomba, un vivo. No? La paura. E questo giovane, che qui dice giovane, molti esegeti dicono: ma non avevano riconosciuto, era lui, è Gesù stesso, sotto forma di giovane che si presenta e incomincia il divertimento di
diciamo, del Gesù risorto, che da quando risorge si divertirà a prendere tutte le forme umane. Qui si presenta come giovane, poi lo vedremo come ortolano con la Maddalena, no? E poi ad Emmaus come un qualsiasi viandante. Sul mare sarà un pescatore qualunque, ogni volta si fa fatica a conoscere questo Gesù che cambia aspetto. Non gli interessa più prendere il volto di prima, perché vuole annunciare: io non sono più quell'uomo definito, io sono l'umanità. E d'ora in poi chi mi vuol cercare? Mi devi cercare nel volto di qualsiasi uomo, quello più pensato, perché mi nascondo nel volto degli uomini. Lì sono le diritte. Ecco, seduto questo giovane, non mi arriva uno. Voi certamente cercate Gesù, il Nazareno, e voi sentite il nuovo appellativo che Gesù prende. Gesù, il Messia, il Nazareno, l'Emanuele. Adesso diventa pure il crocifisso. D'ora in poi l'appellativo qualificativo sarà il crocifisso. Quello che anche cercavano di dimenticare, Gesù se lo prende come nome di trionfo, il crocifisso. Non è qui, non perdete tempo, non c'è più qui, non sta più in questa tomba, ha ripreso a vivere, è fuori. Andate a cercare, già va camminando, egli già vi precede per la Galilea e il movimento per quella zona, e lì lo potrete incontrare. Questo ditelo ai discepoli. Il racconto si ferma qui, ma è già tutto condensato e tutto annunziante. Come vi accennavo prima, vedete che dal racconto nessuno ha visto il momento in cui Gesù è risorto. Gli unici ad accorgersene furono i soldati, che addormentati come erano, quando si videro all'improvviso ribaltare questa pietra enorme dalla bocca del sepolcro a camera, ebbero paura e si accorsero che veniva ribaltata dall'interno del sepolcro la pietra, non dai lati, facendolo rotolare, e quindi terrorizzati scappano, ma non vedono niente. All'esurrezione non si vede, si constata: la porta aperta, il sepolcro vuoto, le lenzuola è tutto a posto, ecco, non sciolte misteriosamente, Gesù è risorto. Io vorrei solo evidenziare due aspetti. Il primo aspetto è questo: a me piace molto questo Gesù insofferente, questo Gesù che soffre di claustrofobia, non gli va di stare più di tanto in una tomba oscura, in posizione distesa, da morto. Ci sta 37-38 ore, qualcuno dice anche 40, ma poi è insofferente di queste chiusure, fa saltare tutti i limiti, tutte le porte, è prodigita, che riprende la vita, fa ricominciare la storia dal capo e si ripresenta non tanto come il vincitore che sfida i suoi crocifissori. Non è che Gesù risorto compare mai ai suoi crocifissori, va a dare una lezione violenta ai scribi, ai farisei, ai sommi sacerdoti, li lascia in pace, riprende il suo cammino. La prima cosa, ritrovare gli apostoli e cominciare a lavorare per incendiare il mondo. I suoi nemici se ne stiano lì, non gli degna neppure di un'attenzione, no, non dà nessuna lezione, nessuna dimenticazione. Risorgere per incrementare la sua missione attraverso i dodici che accuratamente
per 3 anni aveva formato. Quindi questa pietra che opprime, questa pietra che toglie il respiro e che noi constatiamo in tanti modi, anche la società di oggi si sente oppressa da questa pietra, sta pietra che ci schiaccia, che sarà la crisi economica, la solitudine in cui siamo caduti, l'assistere così senza parole all'autodistruzione della nostra razza. È una pietra che ci opprime. Abbiamo fatto entrare come segno di civiltà l'aborto e il divorzio e ci stanno distruggendo i nostri paesi, proprio così si svuoteranno noi stessi, non so quanto, per quanto tempo ancora, e saremo gli italiani che abitano l'Italia o i policolesi che abitano Policolo, non lo so. Di questo passo la distruzione della nostra razza avanza intrepidamente, disgregando le famiglie e bloccando ogni movimento di nascita, e facciamo regnare la cultura della morte, come se volessimo riportare Gesù di nuovo nella tomba e rimettere quella pietra che lui ha fatto saltare. Dovremmo un poco rivederci nel concetto di civiltà, di libertà, di rinnovamento, di voglia di candidarci a un futuro, che ci dovremmo immaginare felice, ma che oggi ci terrorizza. Ci sono tanti elementi che sembrano bloccare la risurrezione dell'umanità, che Gesù ha portato come segno qualificante di coloro che credono. Chi crede genera risurrezione, anche se deve andare controcorrente. E poi l'altro aspetto, qual è? Ecco, questo trionfo di Gesù, questo Gesù che va oltre la morte, che la domina, la schiaccia e la uccide, e riprende il cammino della vita, rigenerando speranza, fiducia, ricomponendo il suo corpo e aggregando al suo corpo risorto tutto il corpo che è la Chiesa. Con la risurrezione di Gesù si ottiene l'effetto corpo totale di Gesù. E il corpo totale di Gesù non è solo per il corpo di Gesù di Nazareth, ma il corpo di Gesù unito misticamente a tutti i membri che sono i battezzati. Un corpo umano di cui Gesù è il capo e che trasmetta con questo corpo, che sono le sue membra, tutti i battezzati, le istanze, la forza, il fuoco della risurrezione, la Chiesa. Ecco, nasce così la Chiesa con la risurrezione. Vedete, è l'unica religione che ammette il concetto di risurrezione, non ce n'è altra. Voi andate a studiare che cosa fanno i musulmani, che cosa dicono, non so, i testimoni di Geova, come stanno attenti a negare che Gesù è morto sulla croce. Dicono che non è morto. Gli uni dicono che ci ha dato Michele Arcangelo sotto falso nome, non Gesù di Nazareth. Gli altri dicono che quando arrivarono i soldati lì al Getsemani, Gesù scomparve per la rabbia, arrestarono Giuda che aveva preso i soldi e al posto del crocifisso ci misero Giuda. Si fa tutto per negare la morte di Cristo, perché se è morto poi veramente la risurrezione. E la risurrezione è il segno della divinità del Cristo e del Cristo vincitore, che non accetta limiti da parte di nessuno,
che sarà nella vittoria più grande, dalla sconfitta più vergognosa e più distruttiva. E questa è la Chiesa. Vediamo adesso, vediamo un momento in cui la passione di Cristo si ripete nella Chiesa d'Anica. Ancora avete sentito qualche giorno fa 150 studenti universitari in Kenya, uccisi, sgozzati nella maniera più brutale. Perché? Perché cristiani, perché credenti nel risorto. Ma forse non sanno questi nostri avversari che l'unico modo per far regnare Cristo è tentare di sopprimerlo e rinnovare le crudeltà del Calvario. Ma chi fa queste cose continua ad abbrutirsi, continua a disonorare l'umanità, ma non ferma il regno di Dio. Abbiamo fede, cari fratelli, la Chiesa è indistruttibile, il cristianesimo non lo spenderà nessuno. Vedrete questi nostri avversari, come i tanti che già l'abbiamo avuto, e chi non ha perseguitato Gesù Cristo nei cristiani? Tutti hanno sempre lasciato la pelle i nostri avversari. Cristo ha sempre trionfato. Però, e chiudo, ricordate, la risurrezione non è un concetto culturale, la risurrezione è uno stato di vita. I cristiani, c'è la risurrezione oggi, se ci sono cristiani che vivono da risorti, cristiani che vivono da sconfitti e da morti, la rinnegano praticamente. E allora alleniamoci di fiducia, camminiamo sicuri che il risorto è con noi, che la vittoria non avrà i nostri avversari. Le opposizioni che fanno sono i segni della loro debolezza. Come deboli, dinanzi a Gesù, erano scribi, farisei, romani e quanti altri gridarono vittoria nei momenti in cui erano appiattiti, distrutti per la vittoria di quello che loro avevano condannato. Una grande fiducia nella nostra fede, nella nostra Chiesa, una capacità di saper stare anche nei guai, guardando oltre. E poi, ecco quello che San Paolo dice, ma se è risorto il capo, perché non devono risorgere le membra? Noi siamo risorti con Cristo, perché nel battesimo siamo morti con Lui, e allora camminiamo da risorti. Ritroviamo speranza e vita, è l'augurio che faccio di cuore a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Noi non abbiamo battezzati, però rinnoviamo ugualmente le nostre promesse battesimali e con innanzitutto la benedizione dell'acqua. L'acqua battesimale, perché non è parrocchia la nostra Chiesa, ma non è che non può fare il battesimo, per ragioni pastorali con i parroci abbiamo stabilito che solo eccezionalmente possiamo fare anche i battesimi qui, ma solo per ragioni pastorali. Pensate, i battesimi vanno pure nelle sale dell'ospedale, però per ragioni pastorali. Per ora, ecco, siamo in accordo di celebrare in questa messa, in questa chiesa, matrimoni e funerali. Liberamente, specialmente per i funerali, non si chiede permesso a nessuno. Quando muore qualcuno, il diritto canonico dice di scegliere le chiese che i parenti vogliono. Si avvisa per cortesia il parroco di appartenenza, ma non si chiede il permesso. Però è l'acqua lustrale
quella che metteremo nella fonte giù in volto e che serve a disporre l'animo alle nostre liturgie. Seguite attentamente perché il gesto è bello, verrà benediciamo l'acqua e poi immergiamo il cielo pasquale che rappresenta Cristo, come a dire che la forza della grazia di Dio viene depositata in quest'acqua dalla quale poi passerà alle nostre persone. O Dio, per mezzo dei segni sacramentali tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua a tua creatura ad essere segno del battesimo. Fin dall'origine il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua regnasse, segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo e, innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue d'acqua e, dopo la sua resurrezione, comandò ai discepoli: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo e invoci in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato da ogni macchia e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca vita nuova. Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. E tutti coloro che si serviranno di quest'acqua possano risorgere alla vita immortale. E ravvive in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i santi e di tutti i fratelli battezzati nella Pasqua di Cristo, nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Nella tradizione della Chiesa i battesimi sono stati sempre amministrati la notte del Sabato Santo. Non c'era altro tempo migliore, perché il battesimo è una risurrezione, è un passaggio dalla morte alla vita, dallo stato di semplici creature alla dignità di figli di Dio. Noi approfittiamo di questa occasione per rinnovare con coscienza le nostre promesse battesimali e rispondiamo come di solito si risponde nel
nell'amministrazione del battesimo. Rispondete sempre però in prima persona. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate. L'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, di cieli e la terra sono pieni di te. Corpo e sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nella attesa della tua venuta. Con Cristo e a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.